Buongiorno a tutti, sono contento di vedervi qui perché vuol dire che in questo paese c'è ancora qualcuno che ha voglia di sperare. Sono contento perché la passione politica, come tutte le passioni, è qualcosa che ha senso solo se è condivisa. C'è quel film Into the Wild in cui il protagonista cerca la solitudine perfetta e a un certo punto arriva a questa conclusione, la cerca nella natura da solo e poi alla fine arriva a questa conclusione. La felicità è reale solo quando è condivisa. Ecco, oggi io sono felice perché ci siete voi qui a rendere reale tutto questo. Però la testa mi va subito a chi è fuori di qui, a chi non è con noi nelle piazze quando manifestiamo, devo dire spesso in pochi, a chi non è con noi quando chiediamo una firma, magari per qualcosa che poi è una conquista per tutti. Quelli che quasi sicuramente non saranno neanche nelle cabine elettorali. Penso che a quelli che dobbiamo pensare e a quelli che dobbiamo rivolgerci in questo mese che abbiamo davanti. Non condivido il fatto che non vadano nelle cabine elettorali, evidentemente avendo qualche anno di attività e di militanza politica, però vorrei dirgli che li capisco. Magari hanno passato una vita a sentirsi in colpa per non essere abbastanza impegnati o abbastanza di sinistra, perché magari volevano il massimo dei diritti ma avevano anche delle ambizioni e dei sogni privati molto forti che non avevano il coraggio o avevano il pudore di non raccontare. O ma magari non avete mai trovato la forza politica che era esattamente quell'offerta politica che voi cercavate. Vi chiamano indecisi, voi che siete fuori di qui, ma in realtà, diciamolo alla romana, siete scoglionati. Avete perso ogni interesse e io vi capisco. Vi capisco perché so che questo paese a volte ce la mette tutta per deludervi, per complicarvi la vita in cose grandi oppure piccolissime, ma che sono talmente tante da togliervi addirittura la voglia di cambiarlo questo paese. Soprattutto vi capisco perché da troppo tempo vi sentite dire che tanto la politica non serve a niente, che impegnarsi non serve a niente e non serve a niente perché tanto decidono tutto loro, poi chi sarà? Addirittura qualcuno vi ha convinto che votare non serve e su questo sì la politica ha grosse responsabilità. Vi ha fatto pensare che partecipare alla vita democratica sia del tutto inutile. Io vi capisco, ma oggi vorrei provare a spiegarvi perché invece, secondo me, secondo noi serve. E non serve a me, non serve a noi che siamo qui, serve ai vostri familiari, ai vostri compagni, ai vostri figli, al vostro futuro. Serve a voi che siete là fuori perché serve a tutti. Vorrei provare a parlare al ragazzo che crede che sulla sua vita nessuno dovrebbe mettere la bocca, su come la vuole vivere, sul suo stile di vita, su con chi ha scelto di viverla, su come vorrebbe viverla fino alla fine con dignità. Pensa che lo Stato e le regole sembrano solo un impedimento a tutto questo. La realtà è che possono non esserlo. Si può avere uno Stato che ti lascia libero, libero di essere quello che vuoi, ma questo Stato va costruito e per questo sì serve il tuo aiuto. Penso a quella ragazza, a quella donna, a quella lavoratrice, che sia una manager, un'operaia, una libera professionista, che sia mamma oppure no, la immagino mentre cerca di far tornare tutto in un paese che non le mette a disposizione niente di quello che le servirebbe, ad esempio dei posti di lavoro in cui il suo impegno venga premiato tanto quanto quello dei suoi colleghi uomini, o degli asili nido con degli orari diversi, disponibili davvero per tutti e flessibili. Proviamo a parlare a quel pensionato a cui là fuori fanno promesse sul fatto che gli aumenteranno la pensione, ma a cui non dicono che se non ci occupiamo prima di tutto del nostro debito, lui potrebbe non avercela più quella pensione, per non parlare dei suoi nipoti, che è nonno. Io vorrei avere il coraggio di parlarci e di spiegargli che i suoi nipoti sono quelli che se continuiamo così li stiamo abbandonando,
sono proprio i più giovani i più poveri oggi e che l'aiuto dello Stato forse serve prima di tutto a loro. Parlo al libero professionista che una strana cultura d'altri tempi punisce per la sua indipendenza, la sua autonomia sul lavoro con tasse che arrivano a sfiorare il 50%. Un'indipendenza e un'autonomia che poi non è neanche sempre il frutto di una scelta, ma magari di una necessità. E invece dovrebbe esserlo il frutto di una scelta serena in uno Stato che ti permette di crescere, che premia il tuo impegno, incoraggia le competenze e soprattutto non mette un tetto alla tua voglia di fare. Parlo a quelle famiglie che hanno messo al mondo una figlia o un figlio o che stanno per farlo, e ne so qualcosa con la mia compagna. A quei genitori vorrei dire che io lo so come tanto vi chiedete che mondo vi state lasciando, ma è proprio per questo che dobbiamo impegnarci tutti perché lo sviluppo di questo paese sia sempre più sostenibile e a misura dei cittadini che saranno i nostri figli. E parlo anche agli italiani che vivono fuori da questo paese e che ci tornerebbero anche volentieri se solo avessero la possibilità di vederlo trasformarsi in una direzione di maggiore efficienza, più adeguato, più libero, più laico, più democratico. Ecco, a queste persone voglio dire che una soluzione a tutto questo c'è, anche su, pure su questa, anche su questa soluzione vi hanno detto di tutto ultimamente. Questa soluzione si chiama Europa ed è il nostro presente da così tanti anni che ci siamo quasi scordati di com'era prima. Alcuni di voi ci sono nati con l'Europa, con l'Erasmus, con la moneta unica, con l'assenza delle dogane. Grazie all'Europa, come si ricordava nel video che abbiamo appena visto, gli Stati europei vivono in pace da 70 anni e anche se neanche alcuni di noi c'erano, per ricordarcelo direttamente, qualcosa l'abbiamo studiato a scuola e sappiamo che non era mai successo prima. Ora ci sembra banale, ma basta guardare oltre il Mediterraneo per capire che la pace tra i popoli non è un concetto scontato. Bisogna avere un sogno in comune per costruire la pace. Noi ce l'abbiamo e ce l'abbiamo avuto. E a me questo non sembra scontato per niente. E questo è solo quello che si vede a un primo colpo d'occhio, ma l'Europa è anche quella che molto spesso ci ha obbligato a essere migliori, più civili, più aperti, più altruisti, più efficienti. Se qualcosa non ha funzionato finora, non vuol dire che il sogno non era giusto. Probabilmente vuol dire solo che non ci abbiamo creduto fino in fondo. Non ce la siamo sentita di cedere il passo. Non abbiamo voluto rischiare di diventare un'altra cosa insieme agli altri, e una cosa migliore, diversa da quella che conoscevamo. Sì, diciamolo chiaramente, diciamolo fuori di qui. Se qualcosa non ha funzionato è perché non ci abbiamo creduto davvero fino in fondo e non siamo riusciti a rinunciare a quei pezzi di sovranità, al nostro piccolo pensiero per un bene più grande. Ma non serve un ex ministro degli esteri come Emma per capire che di fronte a tutto quello che il mondo si prepara ad affrontare non ci serve meno Europa, ce ne serve di più. Perché mentre Trump e Kim giocano a chi ha il missile più grosso, noi non abbiamo ancora un esercito unito. Mentre le nuove economie crescono a Oriente, ampliando i loro mercati, qui c'è qualcuno che vorrebbe tornare all'autarchia. Mentre la xenofobia, l'odio, l'intolleranza si diffondono, si alzano muri e il terrorismo ci viene a cercare a casa nostra, qui stiamo ancora parlando di rimandare chi fugge dalla guerra a casa sua. Insomma, il 4 marzo sarà una data importante per l'Italia e per l'Europa perché si sta scegliendo chi guiderà il futuro di questo paese. Sulla scheda troverete 40 simboli, ma fondamentalmente la scelta è una, tra chi vuole tornare indietro e chi vuole andare avanti. Tra chi vuole farti uscire dall'euro senza dirti che poi il mutuo dovrai continuare a pagarlo con una moneta svalutata e debole, tra chi vuole toglierci il diritto di scegliere come morire quando ci siamo appena avvicinati a questa possibilità dopo aver lottato per 30 anni, tra chi parla di togliere alle coppie omosessuali i diritti che hanno appena conquistato e chi come noi vuole modificare il diritto di famiglia perché sia finalmente inclusivo e focalizzato sul benessere di ogni persona. Tra chi vuole chiudere fuori tutti e chi sogna di stare tutti più uniti nei nuovi Stati Uniti d'Europa. È per tutti questi motivi che all'Italia serve più Europa
Ora, se ci credete, se credete a quello che stiamo dicendo qui oggi, allora io non mi vergogno di dire che a più Europa serve il vostro voto. Vi posso promettere che ne saremo all'altezza. Grazie.